Salve a tutti! Oggi voglio condividere un modo a mio parere interessante di sminuzzare Pelati. Sappiamo tutti che i Pelati si possono triturare con il metodo classico, schiacciandoli con le mani nude, mantenendo così integri tutti i valori nutrizionali, ma spesso non è facile sminuzzare i pomodori abbastanza finemente, e spesso lasciando dei pezzi grossi e indesiderati. Un altro metodo è il metodo col mixer, un metodo veloce e semplice, ma il difetto sta nel fatto che incorpora troppa aria nella salsa e quindi per chi dovesse decidere di doverla conservare potrebbe avere problemi sulla conservazione, infatti le bollicine d'aria accelerano la decomposizione del pomodoro. Il metodo che ho sempre preferito fino ad oggi è stato il passatutto a fori grossi, che dà ottimi risultati, l'unica noia è quello di lavare il passatutto. Questi metodi però hanno un difetto comune, se difetto vogliamo chiamarlo, che per mio gusto personale è molto fastidioso. Quindi tutte queste impurità che adesso vi sto mostrando, che sono rimaste nel cestello, venivano introdotte nella salsa che noi usavamo, sia tritandola con il mixer, sia con il passatutto e sia con le mani, ovviamente queste impurità ce le ritroviamo nel pomodoro. Quindi la soluzione che avevo a disposizione era quella di eliminarla manualmente pomodoro per pomodoro con un coltello o con le mani. Con questo metodo finalmente sono riuscito a risolvere il mio problema e adesso riesco a triturare il pomodoro velocemente, facilmente e soprattutto eliminando tutte le impurità del pomodoro. Spero che il video vi sia stato utile e vi auguro a tutti una buona pizzata.